facciamo un esperimento, visto che lui è fuori, sì. Perché non chiamiamo casa? A casa sua, perché parliamo lui... con Didin. No, lui no. C'ha la segreteria telefonica. Ah, sì? C'ha a casa, c'ha la segreteria telefonica, ah. Meravigliosa. Sì. Allora, chiamiamo e gli lasciamo un messaggio e diciamo bentornato a casa. Sì, Mike. Dai, facciamo la sorpresa. Dai, vediamo se risponde. Tanto dura poco, dai. Un attimo. Dopo il bip parliamo, attenzione. Sentiamo se. Adesso parte, sì, dai. Risponde la segreteria telefonica di Michael Nicholas Salvatore, buongiorno. Figlio di padre italo-americano e di madre torinese, il re del quiz, okay. Nasce a New York come Michael Nicholas Salvatore, buongiorno, il 26 maggio 1924. Il giovanissimo, quando si trasferisce in Italia, frequenta il ginnasio e il liceo a Torino. Durante la seconda guerra mondiale interrompe gli studi e si unisce alle formazioni partigiane in montagna. Ora sarà il bip, sentiamo. Allora, dopo aver condotto negli USA nel 1946 il programma radiofonico Voci e Volti dall'Italia, si stabilisce definitivamente nel bel paese nel 1953, chiamato a sperimentare la neonata televisione con il programma Arrivi e Partenze. Va in onda il 3 gennaio 1954 alle 14:30, è il primo giorno di trasmissioni della televisione italiana. Ora c'è il bip, allora. Sentiamo allora. Il programma che incorona Mike Buongiorno come icona televisiva è sicuramente Lascia Ora Doppia, primo grande quiz della storia della TV italiana. Successo incredibile, eh? Tanto pensate, amici ascoltatori, da far chiudere i cinema al giovedì sera. Va in onda dal 55 Quanto al dura? 59, non lo so, da allora mai buongiorno a Inanellato, una serie incredibile di successi, tra cui ricordiamo Campanile Sera 1960, Caccia al Numero 1962, La Fiera dei Sogni 1963, Giochi in Famiglia 1966-67, Ieri e Oggi 1976, Scommettiamo 1977 e Flash. Uno dei programmi più importanti di Mike Buongiorno è Rai Aschia Tutto, Rischia, in cui vengono prodotti in TV l'elettronica e gli effetti speciali. Pensate, Sabina Ciufaini è la prima valletta parlante della storia della TV. Ora la segreteria c'ha il bip, sicuro. Nel 1977 conosce Silvio Berlusconi, si apre un nuovo capitolo della storia di Mike Buongiorno. I successi si chiamano I Sogni nel Cassetto, Bis, Super Flash, Pentathlon, Parole d'Oro, Telemike e C'era una volta il Festival. La sua impareggiabile esperienza gli vale nel 1990 la vicepresidenza dell'emittente Channel 5. Dal 1989 ha condotto un messaggio. La Ruota della Fortuna, arrivando a stabilire lo strabiliante record di 3200 puntate. Amici ascoltatori, allora pronto? Nella sua lunghissima carriera Mike Buongiorno vanta anche la presentazione di ben 11 edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1991 presenta la prima edizione del Varietà. Bravo, bravissimo, amici ascoltatori, giunto oggi alla decima edizione. Poi arriva Genius, dobbiamo finire. E la conduzione del nuovo programma di Rete 4, il migliore. Oh, questo è l'ultimo che ha fatto. Mike Buongiorno, ha inoltre interpretato. Dobbiamo andare a casa. In alcuni film cinema. Totò, Lascia Ora Doppia del 56, Il Giudizio Universale del 61. C'eravamo tanto amati del 74. Va bene. Sogni mostruosamente proibiti nel 1983. Adesso sarà il bip. Il giorno 1 aprile 2001 Mike è partito da Milano in una spedizione diretta al Polo Nord. Pensate, amici ascoltatori, l'inossidabile Mike è considerato il re della televisione. Il bip, basta.
Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampai, ha conferito l'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica al neo-ottantenne Mike. Adesso ci sarà. Bene, adesso, dopo il segnale acustico, lasciate un messaggio. Meno male. Mike, siamo noi di Viva Radio 2, volevamo dirti il tempo a vostra disposizione è scaduto, del resto non è colpa mia che avete parlato troppo. Ma noi abbiamo parlato troppo, ma roba davanti, roba davanti. Cioè, 2 ore di messaggio, 31 secondi di tempo per fare.